Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In attesa di capire se bisognerà fare la terza dose, il presidente della regione Marco Marsiglio ha fatto stamani il punto sulle vaccinazioni, ribadendo il lavoro fatto fino ad oggi e poi ha confermato che le scuole riapriranno il 13 settembre. Il servizio di Paolo Renzetti. In attesa di capire se ci sarà la terza dose, in Abruzzo prosegue la campagna vaccinale così come previsto. Il presidente della regione Marco Marsiglio rivendica gli ottimi risultati per la vaccinazione del mondo della scuola, ribadendo che si partirà regolarmente con il suono della prima campanella il prossimo 13 settembre. L'Abruzzo è pronto a fare tutte le dosi che bisognerà fare quando i medici e le autorità sanitarie decideranno quando farle. Noi abbiamo fatto la prima, la seconda dose e penso che l'Abruzzo abbia dimostrato di essere in grado di farlo. E parlando appunto di scuola, siamo la regione più avanzata sulla vaccinazione sia degli insegnanti che dei ragazzi. Quindi quando ci verranno date comunicazioni ci attrezzeremo per fare altrettanto. Creare strumenti surrettizi verso l'obbligo, non fare l'obbligo per magari non pagare gli indennizi e cose del genere non sia. Credo che magari se avessero accolto in Parlamento le richieste fatte da Fratelli d'Italia per chiedere allo Stato di prevedere esplicitamente il risarcimento di danni collaterali gravi quando questi raramente si verificano, ma anche se rari accadono, avrebbe molto tranquillizzato la popolazione e aiutato fortemente una campagna vaccinale che trova, diciamo, una sacca di indecisi, che forse con uno strumento del genere sarebbero stati molto più sereni nel sottoporsi alla vaccinazione. La provincia di Teramo ha fatto questa mattina il punto della situazione sui lavori svolti nei plessi scolastici di competenza in vista della riapertura dell'anno scolastico. Il consigliere delegato Luca Frangioni ha anche ascoltato le istanze di un gruppo di insegnanti dell'Istituto Alessandrini Marino, insegnanti che lamentano l'insufficiente numero di aule per svolgere l'attività didattica. Vediamo. Allora, il problema delle aule si potrebbe risolvere dopo l'incontro di martedì con i dirigenti scolastici e l'ufficio scolastico provinciale. Dobbiamo capire chi andrà in quelle aule, mettendoci insieme sul tavolo, ragionando da buoni padri di famiglia e da buone madri di famiglia. Noi cercheremo di dare risposte a tutti, cercando di fare il meglio possibile per i ragazzi di ogni scuola e di ogni istituto. È chiaro che adesso siamo agli sgoccioli dell'inizio dell'anno scolastico, bisognerà stringere un po' la cinta e cercare di lavorare il breve tempo possibile per cercare, insomma, di dare quelle risposte adeguate. Noi abbiamo innanzitutto trovato 33 aule su tutta la provincia e quindi anche questa era la conferenza stampa di questa mattina, dove abbiamo realizzato delle aule, abbiamo trovato degli spazi, abbiamo assecondato dirigenti scolastici e quant'altro. L'unica cosa che per quanto riguarda invece il discorso di qui a Teramo c'è un problema più ampio che riguarda tre scuole, quindi un concatenarsi di queste tre scuole. Abbiamo innanzitutto trovato le aule mancanti per soddisfare le esigenze di tutti e le abbiamo trovate al Pascal, che è la nostra scuola, facendo anche dei lavori, mettendo in campo anche delle risorse da parte della provincia. Adesso è importante capire chi andrà in quelle aule per cercare di dare risposte migliori a tutti quanti. Le altre scuole partiranno normalmente con nessun tipo di problema, perché comunque abbiamo chiuso i lavori questa settimana su tutte le scuole, ne rimane solo un cantiere aperto e un altro cantiere che è quello dell'ascensore al di poppa, che avrà bisogno di più tempo, ma insomma l'abbiamo affidato finalmente dopo 2 anni e siamo riusciti ad affidare sia il lavoro che la progettazione. Tutto il territorio provinciale, stiamo lavorando a Roseto, stiamo lavorando anche a Teramo, anche all'Ito Alessandrini, perché lì abbiamo ricavato già 2 aule in alcuni spazi dopo un sopralluogo fatto con il dirigente, abbiamo ricavato delle aule per il Comitive, per il liceo scientifico e stiamo lavorando, insomma, anche per Giulianova e abbiamo trovato anche delle aule in più al liceo scientifico e all'ITCIPE di Nereto. Quindi stiamo, come dicevo, abbiamo risposto a tutte le esigenze seguite all'incontro del 17 agosto fatto in provincia e tempo di record abbiamo appaltato, realizzato e, insomma, dato alle scuole le risposte che ci chiedevano. Come è cambiato il mondo dell'edilizia dopo il Covid? Lo abbiamo chiesto ad un esperto del settore. Ascoltiamolo.
Durante la pandemia abbiamo avuto un calo netto ovviamente di questo settore dovuto ovviamente alla paura di qualsiasi tipo di attività, per cui avevamo tutti paura addirittura di uscire di casa, figuriamoci di fare lavori. Però c'è stata proprio una contrazione industriale, economica, di tutti i vari settori legati appunto al mondo delle costruzioni e delle ristrutturazioni, che da sempre penso uno dei primi settori a livello economico. E in questo momento la domanda ha superato di gran lunga la offerta nazionale, in quanto ovviamente ad una contrazione così forte del 2020 c'è stata tra fine 2020 e inizio 2021, e la stiamo vivendo proprio ora, una accelerazione improvvisa e, come dico io, troppi cavalli su una macchina piccola, che ha creato sicuramente una ventata di ottimismo, ma certamente problemi, in quanto c'è mancanza di manodopera specializzata e le materie prime ovviamente sono carenti, e molti produttori ovviamente hanno approfittato anche un po' di questa cosa, perché all'aumento dei costi produttivi internazionali c'è stata una speculazione poi fatta da distributori e fornitori, che hanno ulteriormente arrotondato questi costi, creando non pochi problemi alle ditte come quelle nostre. Ovviamente il mercato è in ripresa netta, quello delle costruzioni e quello delle ristrutturazioni, che benché siano settori simili hanno due canali un po' divisi, si pensa che ci sia un incremento dal 10 al 15% rispetto all'andamento standard, e io penso che questo abbia ancora una durata di almeno un paio d'anni piene, e poi non so, anche perché con l'avvento dei famosi super bonus di cui si parla costantemente, ci sia stato sicuramente un incremento delle attività lavorative legate alle ristrutturazioni atte a migliorare l'efficienza energetica, che è un problema ormai che viviamo da tanti anni, ma soprattutto anche la qualità abitativa, per cui con i super bonus, con la volontà e la speranza di uscire da questa pandemia, sicuramente per 2-3 anni avremo questa ventata di aumenti che ci aiuteranno a ridare un po' di forza economica a tutto lo Stato. I consiglieri comunali di centrosinistra di Pescara, dopo l'incendio del 1 agosto scorso, hanno oggi formulato delle proposte per la gestione del patrimonio arboreo della riserva d'Annunziana. Vediamo. La notizia di oggi, in realtà avremmo voluto che fosse il comune a darla, cioè noi abbiamo saputo purtroppo con fatica dentro al palazzo che quel famoso abbattimento di alberi di via Pantini, che tutti ricordiamo essere stato fatto all'improvviso, all'alba, quasi di nascosto rispetto alle situazioni che chiedevano di rivedere anche un po' il progetto, ebbene quell'abbattimento non poteva essere fatto in quelle modalità. Non lo diciamo noi, lo dicono questa volta i carabinieri, che hanno rilevato l'assenza dell'autorizzazione da parte della regione verso il comune, e hanno anche fatto delle sanzioni alla ditta e anche alla struttura del comune. Questo crediamo che sia un fatto di mancata trasparenza, che il comune non lo abbia detto, perché ovviamente poi la città si è mobilitata giustamente per far rinascere la riserva, e crediamo che proprio nel momento in cui si chiede ai cittadini giustamente di partecipare attivamente e anche economicamente alla rinascita della riserva colpita purtroppo anche dall'incendio, ebbene quando si chiede questo patto, crediamo che sia utile e anzi necessario adottare la massima trasparenza. Quindi a questo punto, secondo voi, cosa bisognerebbe fare? Ma questo lo chiederemo al sindaco, alla giunta, cosa vogliono fare, perché è chiaro che la legge dice chiaramente che non è prevista una possibilità di sanare una mancata autorizzazione, quindi vorremmo capire quali idee ha a questo punto la giunta per dire alla città sostanzialmente come procederà, perché è ovvio che questo è anche stato un problema di mancata comunicazione nei confronti della città, che aveva diritto di sapere che quell'abbattimento in quel modo non poteva essere fatto. Montagna Accessibile è un progetto pilota che mette insieme Regione Abruzzo e Università di Teramo al fine di rendere la montagna alla portata anche di persone affette da disabilità, agevolando a tale scopo la formazione di giovani studenti. Il progetto è stato presentato ieri in università. Vediamo.
Questo è un progetto pilota che rientra nel fondo della montagna che ammonta a circa 1,2 milioni, però abbiamo messo una parte di questo finanziamento per questo progetto pilota in collaborazione con l'Università di Teramo per fare anche lì attività inclusiva per cercare di valorizzare la montagna, perché spesso se ne parla ma poche sono le attività per cercare di attenuare il disagio che spesso questi centri montani hanno rispetto ai centri più industrializzati. Sono previsti dei corsi per formare dei ragazzi che possono promuovere il nostro territorio, ma anche delle iniziative per quanto riguarda l'accessibilità, per avere una montagna aperta a tutti e permettere anche un turismo inclusivo. Questo per il tramite appunto dell'università. Questo progetto pilota riguarderà tutte le zone montane della provincia di Teramo, ma poi appunto perché è pilota sarà esteso all'intera regione Abruzzo. Sono contento di questa iniziativa anche perché c'è un partner che è l'Università di Teramo di tutto rispetto, quindi sono convinto che raggiungeremo degli obiettivi importanti, perché la nostra montagna è bellissima, è un centro sicuramente attrattivo che va valorizzato e dobbiamo anche saper accogliere i turisti con questi corsi di formazione, vogliamo appunto formare delle persone al riguardo. Un progetto che la Regione, che ringrazio, insomma, ha voluto presentare presso il nostro Ateneo a dimostrare la collaborazione con l'Università di Teramo e con il sistema universitario abruzzese in generale, che in questo momento mi onoro di rappresentare. Quindi partecipazione dell'Università legata sia ai percorsi formativi che il progetto prevede, sia al, come dire, il trasferimento dei risultati della ricerca sul territorio. È William Di Marco, il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, che a differenza del centrosinistra si schiera compatto in vista delle prossime elezioni amministrative a Roseto degli Abruzzi. Anche per Di Marco la partita si deciderà al ballottaggio. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Inizia ufficialmente anche l'avventura di William Di Marco in questa campagna elettorale per provare a diventare primo cittadino della città di Roseto degli Abruzzi. Certo, è un percorso molto impegnativo, ma lo sapevamo sin dall'inizio. La cosa che abbiamo voluto in assoluto è stato appunto questo centrodestra che si presentasse unito. Infatti oggi abbiamo l'appoggio di tutti i principali partiti, anzi direi di tutti i partiti che si presentano. Tre si presentano proprio con delle liste autonome, la Lega, i Fratelli d'Italia e Forza Italia. In più c'è la nostra lista come candidato sindaco, perché mi presento in autonomia e quindi sono indipendente, però questo non significa che dobbiamo considerare i partiti qualcosa di estraneo. Sono ben otto liste, che poi diciamo ben otto simboli che poi si verranno rappresentati in quattro liste, quindi questa è un po' la nostra forza. Abbiamo detto che la nostra azione si svolgerà in tre fasi: una prima fase molto immediata che prevede appunto il decoro, ma prevede anche un rapporto diretto con i giovani, cercando di creare un centro. C'è un centro per gli anziani che funziona, un centro per i giovani laboratoriale. Dopodiché ci occuperemo da subito anche della questione lavoro. Quando dico lavoro dico diciamo un lavoro in termini turistici, in termini anche artigianali, industriali, del commercio, della marineria, di tutte queste cose qui. Poi ci sarà una seconda fase che parte contemporaneamente, quindi sono tre fasi che partono nello stesso momento, in cui saranno approfonditi i grandi temi, cioè quelli delle infrastrutture. Roseto ha la grandissima carenza dei parcheggi, dobbiamo risolverlo nel più breve tempo possibile, anche se sono progetti che hanno una durata maggiore. Poi c'è la terza fase che, ripeto, parte contemporaneamente alle altre due, che è più trasversale, che riguarda il senso del benessere, che riguarda il senso della salute, che riguarda in modo particolare anche l'ambiente, quindi il rapporto che noi abbiamo con la grande risorsa che è la riserva del Borsacchio. William Di Marco ha già individuato l'avversario principale per questa campagna elettorale e poi per le urne. Ma certo, l'obiettivo di tutti, adesso senza enfasi, è quello di andare al ballottaggio. Credo che non ci sia nessuna forza in grado di potercela fare il primo turno, però è una lotta molto equilibrata, secondo me non ci sono dei favoriti in assoluto.
Prosegue la battaglia per la salvaguardia dei cosiddetti tribunali minori in Abruzzo, quelli di Avezzano sul Buona, Vasto e Lanciano. L'obiettivo nell'immediato è di ottenere una proroga della chiusura per poi lavorare ad una legge di riforma della geografia giudiziaria. Vediamo. Abbiamo avuto quello stop purtroppo inaspettato per come si erano poste tutte le condizioni, ma la stessa Presidente del Senato, la dottoressa Cassellati, ci ha consigliato una strada, un salvacondotto che dobbiamo percorrere, che è quello del disegno di legge che è stato presentato e che deve avere una corsia preferenziale, e su questo lavoreremo e stiamo lavorando, e la riunione di questa sera ha questo scopo, di invitare i parlamentari del territorio, e devo dire che tutti hanno dato disponibilità e continuano a dare disponibilità per favorire le condizioni affinché questo disegno di legge finisca nella commissione deputata, che è quella giustizia, in sede deliberante, in modo da accorciare i tempi per giungere all'obiettivo. È chiaro che tra un anno i tribunali cosiddetti minori chiuderanno, già i rinvii di alcuni tribunali sono stati programmati sulle sedi di destinazione, quindi è qualcosa che dobbiamo ottenere nell'immediato, e il lavoro è tutto finalizzato a questo. Sicuramente, Presidente, non si potrà vivere solo ed esclusivamente di proroghe, quindi poi dovrà essere intentata qualche altra strada per dare una solidità ai tribunali cosiddetti subprovinciali. La proroga ci serve in questo momento per garantire la sopravvivenza dei tribunali, ma è chiaro che questa volta più delle altre la sfida è proprio quella di lavorare ad una legge di riforma della geografia giudiziaria, perché con le proroghe non si va avanti. Il Tribunale già da qualche anno soffre carenze di organico, magistrati che vivono la sede di Avezzano come una sede di passaggio, e quindi magistrati che continuano a cambiare in organico continuamente. Questo non fa bene, non fa il bene del territorio, non fa bene il bene del presidio di giustizia. Quindi è evidente che noi dobbiamo lavorare ad adesso, appena ottenuta la proroga, quando la otterremo, dobbiamo lavorare per la riforma della geografia giudiziaria, e a mio parere bisognerà coinvolgere territori extraregionali. Dopo un anno di stop per il Covid, a Lanciano torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura, la prima a svolgersi in presenza. Questa è la 59esima edizione, oggi la inaugurazione. Giuseppe Dintino. Sul sipario a Lanciano per la 59esima Fiera dell'Agricoltura, la prima a ripartire. C'è stato da aspettare un po', l'anno scorso infatti l'evento non si è svolto a causa della pandemia, ma quest'anno, con tutte le precauzioni, i riflettori tornano ad accendersi sul settore agricolo. Una bella giornata di speranza e una bella giornata per il futuro. Lanciano Fiera festeggia il 59esimo anno per la Fiera dell'Agricoltura, e dai dati che abbiamo sia d'ingresso di questa mattina, degli espositori che sono oltre 160, e soprattutto delle richieste che abbiamo avuto, siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Abbiamo voluto fare una sfida al Covid nel senso buono del termine, perché ci siamo impegnati affinché questa manifestazione si svolga con la massima sicurezza per la salute di tutti e il rispetto della salute di tutti, e nello stesso tempo è stata un'ancora per gli espositori, per le imprese, per il territorio tutto e per il settore dell'agricoltura. Oltre 150 gli espositori giunti in Abruzzo da tutta Italia. Gli stand saranno visitabili fino a domenica e, come da protocollo, per accedere è necessario il Green Pass. Quella di Lanciano è la prima fiera nazionale di questo genere a svolgersi in presenza. Siamo stati tra i primi a credere che questo settore, al netto del grande sforzo e lavoro che fanno i nostri allevatori, i nostri contadini, i nostri agricoltori, le nostre aziende, anche la voglia da parte delle istituzioni di costruire quel progetto che possa dare un messaggio di forte, di ripresa, di rilancio e anche e soprattutto di promozione. L'agricoltura è la chiave, secondo noi, di quello che potrà essere il rilancio del nostro Abruzzo sotto l'aspetto anche promozionale. Il valore dei nostri prodotti è un valore unico, fantastico. Dobbiamo essere capaci di rendere il progetto sinergico per far capire chiaramente che dietro un prodotto c'è la nostra terra, c'è la nostra terra e c'è la nostra regione.
Questa mattina taglio del nastro per il Centro Tecnico Federale della Federpallamano a Chieti, alla presenza del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Vediamo. È stato il presidente del CONI Giovanni Malagò questa mattina a Chieti a tagliare il nastro del nuovo centro tecnico federale per l'inaugurazione della Casa della Pallamano. La struttura teatina del Pala Santa Filomena, dal dicembre scorso gestita dalla federazione, è stata presentata in via ufficiale per 1 a 2 giorni, che segnerà l'ideale avvio della stagione 2021-2022 della Pallamano. La Pallamano ha scelto Chieti, è vero, però mi sento di dire che Chieti ha voluto e l'Abruzzo ha voluto l'Abruzzo, cioè non è un caso che siamo qua, perché se andate a vedere le fotografie di questo impianto, di questa struttura, non 10 anni fa, ma pochi mesi fa e quello che c'è oggi, vi rendete conto che la fiducia data da Chieti e dall'Abruzzo e dalla federazione sono stati molto ben ripagati, perché è impressionante in così poco tempo che cosa sono riusciti a realizzare. Direi che una di quelle scommesse assolutamente riuscite. Dopo 51 anni di storia abbiamo finalmente una casa, un centro tecnico federale che vuole essere sede tecnica per l'appunto delle attività federali, ma vorrà essere anche punto di riferimento nell'ambito di un progetto più ampio che stiamo portando avanti con le amministrazioni di sviluppo e di marketing territoriale. Quindi ci sentiamo veramente integrati in questa realtà di Chieti, ma non solo di Chieti, dell'area vasta Chieti-Pescara. Le manifestazioni che abbiamo realizzato all'inizio dell'estate hanno coinvolto tutta questa parte del territorio abruzzese, ma in futuro ancora di più, perché abbiamo anche da riportare agli antichi fasti la Coppa Interamni a Teramo e sicuramente sviluppare attività in zone dove la pallamano c'è stata, ma purtroppo oggi tipo Vasto, purtroppo oggi non è più diciamo competitiva. Abbiamo fortemente voluto questa sinergia con la Federazione Italiana Gioco Handball, sia con l'affidamento della struttura alla federazione, sia con una serie di attività che abbiamo sinergicamente portato avanti. Penso a Campus Italia, che vedrà tanti giovani appunto atleti della pallamano prendervi parte, e soprattutto riteniamo, e peraltro già ne abbiamo avuto la riprova nel corso dei mesi scorsi, che questi importanti appuntamenti che vedranno la nazionale italiana di pallamano protagonista presso questa struttura porteranno un importante indotto alla nostra città, ed inoltre la struttura, che la potete vedere, è interamente riqualificata. E dunque siamo felici di poter dire che insieme alla Federazione Pallamano stiamo valorizzando un fiore all'occhiello della nostra città come è il Pala Santa Filomena. Prima trasferta stagionale, siamo chiaramente all'interno della pagina dello sport, prima trasferta stagionale per il Pescara, che domenica sarà di scena a Carrara per la seconda giornata di campionato. Sarà la prima verifica dei biancazzurri dopo la chiusura di un mercato che ha portato ulteriori rinforzi e una rosa abbondante, specie in attacco, per il tecnico Auteri. Vediamo il servizio. La squadra c'è e ora bisogna lavorare. Questo l'input lanciato mercoledì dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani all'indomani della chiusura del calciomercato, che ha portato 3 innesti last minute: quello di Rizzo, per il quale già da tempo erano poste le basi, e poi quelli di Clemenza, altro ritorno, e Rauti, attaccante centrale ma con possibilità anche di essere impiegato da esterno. La partenza di Massimiliano Busellato, destinazione Padova, ha costituito un altro tassello nel processo di ristrutturazione della rosa, che ora, togliendo dal conto il portiere di riserva Radaelli, ha appena 5 reduci dello scorso campionato: i difensori Drudi e Nzita, i centrocampisti Valdifiori e Memusciai e l'attaccante Galano. Drudi, Nzita e Memusciai sono pienamente dentro il progetto tecnico di Auteri. Valdifiori forse non ha le caratteristiche per questo tipo di centrocampo, ma è ben integrato nel gruppo. Le principali incognite restano intorno a Galano. Voci su una sua partenza si sono alimentate fino al gong del calciomercato, ma ora resta al Pescara
squadra e per la Serie C, se gioca al meglio delle sue possibilità, è un lusso. Da capire se e come il Robin delle Puglie si calerà in questa nuova dimensione, come si svilupperà il rapporto con Auteri. Due gare ufficiali e due panchine, con l'Olbia ingresso e gol, con l'Ancona Materica sempre seduto, ufficialmente per un problema fisico, ma logico pensare anche a dinamiche di mercato. Di un Galano ci sarà senza dubbio bisogno, ma la società si è messa nelle condizioni di non dipendere dal suo talento, intanto grazie al ritorno di Luca Clemenza e in generale per l'abbondanza di tutto il reparto avanzato, nel quale l'unico che sembra avere il posto assicurato è Dursi e nel quale è aperto il casting per il ruolo di centravanti. E dopo le prime due gare di De Marchi, ora scalpita il Locco Ferrari. L'innesto di Rizzo porta al centrocampo esperienza e peso specifico e aiuterà la squadra ad avere maggiore compattezza. Dopodomani testa a Carrara contro una squadra in parte ridimensionata dopo i grandi propositi delle scorse stagioni. Indosserà i panni dell'ex Guido Marilungo, 20 presenze e 5 gol lo scorso campionato. Sul fronte marmifero, oltre Luci e Dumbia, quest'ultimo passato nelle giovanili del Delfino nella stagione 2008-2009, un importante ex è il DS Vincenzo Minguzzi, che per la prima volta si ritroverà contro il Pescara. Sì, è la prima volta, quindi diciamo che sognavo di lavorare per il Pescara, ma adesso lavoro per un'altra squadra e l'affronterò da avversario. L'avrei preferito incontrarlo un pochino più avanti, perché noi purtroppo siamo un po' un cantiere aperto, avendo avuto quei problemi Covid che ci hanno massacrato e ci hanno costretto praticamente a fare una preparazione molto rallentata. Ci hanno grosse potenzialità anche giocatori che l'anno scorso giocavano in Serie D e quindi dovranno compattarsi, dovranno fare, sanno benissimo anche loro che il campionato è difficile. Auteri è una garanzia da questo punto di vista, perché è un allenatore abituato a giocare per vincere. Certo, le Pescara lo aspetteranno tutti, non sarà facile sicuramente. Sul fronte mercato la Carrarese ha acquisito martedì scorso il portiere Stefano Mazzini in prestito dall'Atalanta e il difensore Omar Cailoti in prestito dal Bologna. Mancheranno Calai e Tunjov impegnati con le nazionali. Sugli spalti, mentre la tifoseria organizzata a Pescarese si prepara alla trasferta e sarà presente, quella di casa ha scelto di restare al di fuori dello Stadio dei Marmi. Per i tifosi del Pescara sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita fino alle ore 19 di domani sui circuiti ETES al prezzo unico di 10 euro. Più diritti di prevendita. Chiudiamo con la pallavolo. È iniziata la preparazione dell'Altino Volley in vista della prima storica stagione in A2. Il capitano Silvia Costantini parla delle aspettative personali e di squadra nel servizio di Sergio Zappalorto. Silvia Costantini, allora Silvia, siamo tutti sempre vicini a te, sappiamo perché, con molto piacere questa presenza, perché ci sentiamo veramente affezionati anche alla tua figura che ha tanta storia alle spalle. Storia nuova però questa della A2, essere capitana di una squadra di A2 con te che finalmente potrai riproporre le tue qualità, perché il fisico ha fatto brutti scherzi in questi anni, sarà un'ulteriore soddisfazione immagino. Sì, sono molto contenta, io personalmente non ho mai giocato questa categoria e giocarla in casa sarà sicuramente una cosa fantastica e sono un po' emozionata, non vedo l'ora di cominciare, di vedere insomma cosa siamo in grado di fare. Il gruppo in parte è vecchio, in parte è nuovo, però diciamo la prima settimana di allenamento è andata bene, ci stiamo conoscendo e insomma sono soddisfatta. Il fatto di chiamarsi Silvia Costantini è una garanzia anche per le tue colleghe che ti conoscono fino in fondo. Questo ti dà ulteriore motivazione? Sì, sono sincera. Sento l'affetto di tutte, assolutamente sì. Salvezza o qualcosa in più per fare una chiosa? Ancora presto forse per dirlo, perché ecco diciamo veramente ci siamo allenate, abbiamo iniziato da una settimana, ancora non stiamo saltando, stiamo riprendendo confidenza con la palla, quindi non me la sento ancora di sbilanciarmi, però sicuramente ci daremo da fare. Squadra già forte l'anno scorso con qualche inserimento
che ci voleva. Sì, qualche rinforzo. Delle nuove, che mi dici? Abbiamo Sara Angelini, che è la centrale, che comunque ha alle spalle un sacco di anni di Serie A. Tanta esperienza, sì. Sì, Giulia Cavalenca, che è giovane, del 99, però promette bene. Sì, e poi tanti innesti giovani che comunque sono di un certo livello, quindi... È lo zoccolo duro che resta una garanzia. È lo zoccolo duro, sì. A partire dalla capitana. Grazie Silvia. Grazie a te. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, i prossimi appuntamenti alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.